Ok, ciao a tutti. Il titolo di questo talk è Come usare la crittografia omomorfica, innanzitutto cos'è, e come usarla per scrivere software che abbia la privacy by design. Il nome è molto complesso, ma in realtà è una caratteristica abbastanza semplice, comunque la vedremo con calma. Vediamo piuttosto in che senso software con privacy by design. Privacy by design vuol dire che io progetto il mio software in modo che, per il modo in cui è costruito, io non possa violare la privacy dei miei utenti. Quindi, una cosa banale può essere, ad esempio, che un sito non richiedo più dati di quanti ne siano strettamente necessari. Per cui, se c'è il giochino Flappy Bird, non vado a chiederti la data di nascita o il codice fiscale, ti chiedo solo un username. Ma vediamo a livello di codice, di protocolli, cosa possiamo usare. Quello che forse è un po' più conosciuto è l'hashing. Chi ne ha sentito parlare, chi lo usa? Uno, due, tre, ok, penso un po' di più. L'hashing è una funzione a senso unico, vale dire l'utente mi dà una password, io la butto nell'hash, lui mi tira fuori un codice esadecimale, da cui io però non posso tornare indietro, quindi ovviamente immagazzino questo qua c'è in database, perché cosa succede? Se un hacker, un impiegato, mi ruba il database, ha accesso solo a questi codici in esadecimale, che però non può ritrasformare nella password. Ovviamente se io ho bisogno di vedere se la password è giusta, cosa faccio? O il codice dovrebbe essere giusto, o la password dell'utente, ne faccio l'hash e vedo se sono uguali. Quindi appunto è privacy by design perché garantisce che anche se mi rubano il database, io proteggo la privacy degli utenti perché non immagazzino le password. Invece un esempio più diffuso che vediamo più spesso è la crittografia end-to-end. Vale a dire, di norma succede che io mando messaggi in chiaro al server, il server li gira al destinatario. Con la end-to-end succede che io cripto il messaggio, lo mando in forma criptata al server che quindi non può leggerlo e lui lo gira al destinatario che lo decripta con la chiave che solo lui ha. Anche qua la privacy by design sta nel fatto che anche se il server è compromesso, se mi spiano, se c'è il digossino che mi legge i messaggi, non può leggere le comunicazioni con qualcun altro perché sono criptate solo tra me e lui, il server non può leggerle. Veniamo al punto, cos'è quindi questa crittografia omomorfica? L'idea fondamentale è che il server, un server qualsiasi, può processare dei dati senza però poterli leggere. Facciamo un esempio molto pratico. Prendiamo una piccola applicazione che calcola l'indice massa corporea, quindi prende l'altezza, prende il peso, fa una formuletta tipo peso al quadrato diviso altezza, una cosa così, e la calcola. Se gira sul mio computer, beh, succede che c'è un registro alla CPU con l'altezza, uno con il peso, faccio la somma nei registri, tutto ok. Con la crittografia omomorfica cosa succede? Anzi, cosa succede è senza crittografia se uso un server esterno. Io al server mando la mia altezza è 1,80, il mio peso è 60 kg, lui si fa i calcoli sempre in chiaro. Quindi può leggere che io sono alto tot, che peso tot, e anche salvarseli. Comunque fa i suoi calcoli e me li manda anche questi in chiaro. Con la AFHE, che è insomma, la sigla, così non ce la ripeto ogni volta, con la AFHE succede che io cripto la mia altezza in un modo particolare, cripto il mio peso in un modo particolare, li mando al server che non può leggerli, però è in grado in qualche modo di farne la moltiplicazione, farmi la formuletta e calcolare questo indice massa corporea, anche quello che ha criptato, e poi mandarmelo indietro. Cioè, che è successo? Io gli ho mandato dei dati, lui ha svolto una funzione, ha svolto del codice su questi dati, ma non ci può mai accedere direttamente, posso solo fare calcoli e avere un output criptato e poi mandarmelo. Sarebbe bello spiegare come funziona, diciamo, internamente, ma i dettagli matematici sono decisamente troppo complessi per un talk di 18 minuti e per un'audience generale, per cui insomma non ci vado affatto. Se comunque qualcuno mi interessa, ho linkato poi le librerie che ci usano, quindi se leggete i paper, sono approcciabili comunque con uno sfondo, va di.
di statistica, per esempio, il CTFX usa quasi statistica, comunque. Torniamo al punto. Quindi il server processa dati senza però poterli mai leggere. Un'analogia può essere, ad esempio, che io ho una scatola, posso manipolare le cose dentro solo con questi guanti, però non posso mai tirare fuori il suo contenuto. Tutto ciò che faccio rimane in questo ambito criptato. Al più posso mandarli all'utente. Quali operazioni posso fare? Viene fuori che allora, in realtà storicamente non si poteva fare tutto. Le prime forme di AC che sono state inventate, scoperte, erano solo come operazioni. Oggi, in realtà da diversi anni, noi abbiamo algoritmi di AC che possono fare praticamente tutto. Quindi se io voglio fare un'applicazione che, non so, l'utente non immagina, io cambio le facce, ci metto non lo so, gli metto il sorriso sulla faccia, posso farlo perché può fare qualsiasi cosa. Voglio qualcosa che scambia messaggi, li manda solo alcuni destinatari, applica delle regole, posso farlo. E posso fare tutto, nel senso che è Turing completo, tutto o quasi in realtà. Ci sono le eccezioni, tipo il control flow, nel senso che altrimenti ci sono dei modi per violare il dato criptato. Un esempio velocissimo, non è niente di teorico, un esempio molto pratico. Torniamo all'applicazione dell'indice massa corporea, quindi il do il peso all'altezza. Se io potessi fare gli if, beh, io potrei dire, ok, non posso leggere direttamente il dato, però posso dire, beh, se il peso è maggiore di 80, allora fai un delay di 2 minuti, se è minore di 80, allora delay di 1 secondo. Io quindi eseguo la mia funzione e misuro quanto tempo ci impiega. Se ci impiega 2 minuti, vuol dire che l'utente pesa più di 80 kg, nonostante in teoria io non posso leggere quel dato. Viene fuori però che matematicamente questa cosa non è possibile, anche perché appunto altrimenti sarebbe un modo di scoprire un'informazione sul dato, per cui posso farlo più di 80 meno di 80 meno, più di 70 meno di 70 più. Insomma, trovarmi il dato, per cui capite che non dovrebbe essere possibile. E infatti non lo è. Posso fare un, diciamo, surrogato dell'if, ossia farlo funzionare comunque, in che modo? Eseguendo entrambi i segmenti di codice e facendo in modo che in realtà solo uno sia efficace, perché magari mi salvo le variabili temporanee, le copio solo se l'if è quello giusto. Comunque, se è un po' poco chiaro, però capisco, insomma, sono 18 minuti. Quindi, comunque, in sintesi, quello che mi garantisce la AFC è che io posso eseguire un qualsiasi algoritmo nel cloud, qualsiasi con asterisco, con la garanzia matematica che i miei dati non possano essere letti. Lui può fare quello che gli pare, può fare, modificare immagini, può fare, controllare le password, può fare qualsiasi cosa, ma non leggere i miei dati. Vediamo, questo diciamo il background teorico comune a tutto questo ambito. Vediamo poi quali sono le implementazioni, sia come primitive, sia poi su come usarli effettivamente. Quella più conosciuta si chiama HELIB, è la libreria appunto più conosciuta e anche più avanzata. Sì, sono nel caso di stare là a spiegare poi appunto come il funzionamento matematico. Quello che interessa è che è in modalità leveled, vale a dire ogni operazione che fa, cioè ogni dato ha un livello di rumore, ogni operazione che fa somma questi livelli di rumore, quindi ha ogni dato un suo livello di rumore. E il problema è che a un certo punto il dato arriva a una soglia talmente alta di rumore che se poi io lo decripto, è possibile che abbia un errore. Questo qua significa che di fatto io ho un numero limitato di operazioni che posso fare su ogni singolo dato. Per cui magari devo scegliermi come iniziare a usare libreria, sapendo che ad esempio se fare 10 operazioni posso scegliere un rumore anche molto alto per i bit, tanto devo fare poche operazioni, e se devo farne tantissime, devo avere chiavi molto lunghe, un livello di rumore molto basso, insomma un po' è tutta complessità alla fine. Il vantaggio che ha però è che sono molto veloci rispetto invece a quello che vedremo poi, che sono quantità arbitrarie di operazioni.
Diciamo, il primo svantaggio, se così vogliamo chiamarlo, che è fatto una caratteristica, è questo, che ha operazioni molto veloci ma anche limitate, quindi più di tot non posso farne. Il secondo svantaggio è che ha delle primitive, mi espone delle operazioni abbastanza complesse in realtà se voglio semplicemente sviluppare il software. Cioè se io mi leggo la documentazione, vedo un ipercubo, vedo una rete di ipercomputazione, vedo un albero di addizione, insomma. Non sono esattamente if, array, cose così, non è facilissimo da usare, ma questo più per una scelta di design, cioè sono ricercatori che hanno sviluppato una specie di, loro lo chiamano un assembly language per l'AC, quindi qualcosa di molto ottimizzato, che funziona molto veloce tutto quanto, solo che ovviamente molto più complesso di linguaggi più user-friendly. Comunque sappiate che esista, che è quella di gran lunga, direi più diffusa e anche più attiva, purtroppo. Ci sono librerie invece minori di seconda generazione, perché è ovviamente un campo in evoluzione, quindi con diverse generazioni. Ho fatto un elenco di quelle anche qua un po' più conosciute, c'è Seal di Microsoft, che tra l'altro unisce diversi algoritmi, Palisade e Hin. Insomma, non mi soffermo più di tanto perché comunque non è il caso. TFHC, che è quella la mia preferita personalmente, è una delle più conosciute, anche se non quanto ACLib. Per la mia preferita per due motivi. Innanzitutto perché le primitive che espone non sono ipercubi, non sono alberi di addizione, non sono cose, sono bit aperte logiche, cioè un linguaggio che anche noi, diciamo, possiamo manipolare senza problemi, molto intuitivamente. Quindi in TFHC posso dirmi: guarda, fammi un bit e criptaci il valore true. Hai questi due bit, fammi l'end di questi bit e mettimelo da qualche altra parte. Direi molto più comprensibile. Ma soprattutto il fatto è che anche questa ha dei livelli di rumore per ogni bit, solo che è fatto in modo tale per cui dopo averli sommati è capace di togliere il rumore. Lo fa dopo ogni operazione, vedremo che è una cosa un po' scomoda in realtà, ma quello che interessa è che quindi il rumore non va mai oltre la soglia. Questo significa che io posso fare una quantità infinita di operazioni sui bit, appunto senza problemi, senza questa soglia. Una quantità arbitraria di porte logiche vuol dire avere qualsiasi operazione, per cui sapete che qualsiasi software, qualsiasi algoritmo, qualsiasi cosa che io possa tradurre in codice, di fatto diventa tutto porte logiche e quindi mi permette di implementare abbastanza comodamente, per quanto possibile, qualsiasi operazione, il che di per sé è ottimo, vuol dire che appunto posso fare virtualmente quello che mi pare, basta che ho progetto. Okay. Vuol dire che io posso, qualsiasi cosa voglio fare, basta che progetti un circuito logico che fa quelle cose. Ed è un ambito in cui abbiamo appunto decenni di ricerca, abbiamo i tool per l'FPGA, abbiamo tutto, è molto agevole svilupparci. Qual è l'inganno? Allora, perché non tutti usano la FHC, a parte che è poco conosciuta? L'inganno è che ogni porta logica mette 13 millisecondi a eseguire. Adesso per darvi una scala, considerate che il processore qua saranno qualche gigahertz, quindi ci mette qualche nanosecondo. Quindi in termini relativi siamo sui 40 milioni di volte, diciamo più lenti, per cui se ad esempio c'è un calcolo che su una CPU modesta mi fa magari lo fa in un secondo, con TFHC me lo farà forse tra 20 anni possibilmente. Quindi capiamo che non è in uno stato in realtà molto agevole, è agevole per operazioni molto modeste. Quanto modeste? Beh, poniamo che io voglia sommare 2 byte, banalissimo, si fa molto semplicemente anche come circuito, sono 36 porte, sono già mezzo secondo, che non è poco. Se moltiplicare non 1 ma 2 byte, addirittura sono 1700 porte di circuito e sono 22 secondi. E 22 secondi solo per sommare 2 interi, capiamo che diventa estremamente scomodo in applicazioni poi nel mondo reale. E non parliamo addirittura dei float, che sono più lunghi, hanno circuiti molto più complessi per gestirmi, gli esponenti, mantissa, tutte quelle cose là. Anche là parleremo forse di minuti, forse di ore, solo per sommarli. Però comunque è un campo promettente in cui ci sono
degli avanzamenti teorici che stanno velocizzando alcuni tipi di operazioni, insomma, è un ostacolo, ma ci stiamo arrivando ad essere un po' più efficienti, più utili per, diciamo, i casi generali. Applicazioni. Cosa posso fare nella pratica una volta che, ok, so che io posso fare qualsiasi calcolo? In cosa posso usarlo? La maggior parte del lavoro di ricerca è individuato come soluzioni fattibili, soluzioni utili per questa tecnologia, il data mining rispettoso della privacy. Data mining vuol dire che io ho un grande dataset di dati presi da utenti, presi da statistica, quello che vogliamo, e voglio estrarne qualche dato, qualche metrica, qualche media, qualche trend che mi interessa, qualche modello statistico. Per cui, esempio, nella pratica succede che io voglio, non so, una lista di punteggi accademici, voglio capire perché la gente non è... succede che si iscrive dopo 2 anni perché non passa gli esami. Voglio dire, ma è correlato forse col fatto che non hanno abbastanza soldi? È correlato col fatto che hanno problemi di salute perché viviamo in un certo posto? Posso fare machine learning, o meglio, posso delegarlo a qualche altra parte senza che lui possa leggermi i dati. Quindi qual è la cosa? Io che sono all'università, magari non ho le mie risorse di calcolo, poniamo, posso dire ad Amazon o a Microsoft, posso dirmi, guarda, e fammi questo modello statistico, dimmi se è correlato con lo stato di salute, se è correlato con i soldi, e lui può farlo tranquillamente con la garanzia che lui non possa mai violare la privacy degli studenti, perché l'algoritmo glielo vieta di fatto. Ovviamente nello stato attuale una cosa del genere non è fattibile per i tempi che abbiamo visto, però è un ambito in cui c'è molta ricerca perché appunto una volta che sarà fattibile a livello di performance è un ambito veramente molto, molto vasto, l'idea che io possa ottenere un modello statistico senza che nessuno possa leggere, posso delegarlo a qualcuno senza violare la privacy degli utenti che ho raccolto i dati. O ancora un campo usato, diciamo, su cui c'è un po' di ricerca su come usarli, è l'ambito della genetica, per cui succede ad esempio i servizi che dicono vediamo se hai la predisposizione a, non so, a certe malattie, succede che cercano dei pattern nel genoma e vedono se ci sono queste corrispondenze che sono predisposizione. E io potrei dire un servizio del genere, solo che anziché dargli in chiaro il mio DNA, e quindi lui può leggersi tutti i miei geni, può leggersi quali predisposizioni ho, può leggersi quello che gli pare, un servizio simile, ma senza che lui possa leggersi i miei dati, perché gli mando il genoma in forma criptata e lui con AI è capace di dirmi, anche qua in forma criptata, se sono predisposto a una malattia piuttosto che un'altra, o dirmi se sono di sangue europeo, tutte queste menate qua. Spam detection, ad esempio, per cui io ricevo le mail, posso mandarle a un altro servizio esterno che però non può leggersi le mie mail, può solo dirmi se contengono spam oppure no. O l'ad targeting. Qua, diciamo, è quello più affascinante per certi versi, cioè noi sappiamo che molte delle invasioni della privacy nella vita quotidiana vengono di fatto ricondotte alla pubblicità. Cioè, i siti vogliono ottenere dati su di te per profilarti e da là avere pubblicità targeted, pubblicità, come si dice, insomma, fatte per te che valgano di più. E con la AI potremmo pensare di fare il targeting in modo rispettoso alla privacy, per cui potrei dire mandare i miei dati di profilazione, diciamo così, a un server che mi tira fuori la pubblicità più consona, quella che vale di più, senza però che nessun altro venga a sapere quali siti visito, se navigo di più di notte o di giorno, se mi collego spesso dall'Italia o da dove e quant'altro. O in sintesi, gestire dati sensibili sul cloud, quindi pensiamo ai dati clinici, vorremmo qualcosa che è una piattaforma che dice ai medici se c'è stato un calo dello zucchero nel sangue, posso farlo benissimo senza che una piattaforma esterna debba dirgli tutto sui miei pazienti. O ancora la fatturazione. Nella pratica, come possiamo usare? Cioè, se io adesso volessi fare un'applicazione qui su due piedi che usa la AFHE, cosa posso usare?
potrei usare direttamente i framework, quindi metto l'acqua nel clip, posso mettere un TFC e vedere, mi faccio il mio bel circuitino come prima, che fa la sua somma, la sua divisione, fa quello che vuole e lo fa. Sicuramente le prestazioni sono quelle migliori perché di fatto uso le versioni più ottimizzate possibili, migliore debuggabilità perché posso mettere le mani su quello che sto facendo e posso usare GDB, quello che mi pare, per poi debuggare il codice. Migliore flessibilità anche qua perché letteralmente basta che io posso cambiare qualsiasi cosa che faccio, anziché mettere un end, metto un or. Posso farlo, però direi che ovviamente il processo di gran lunga è più difficile come metodologia. Cioè, io non è, se mi viene in mente, ok, voglio qualcosa che mi calcoli questo indice di massa corporea, vado a cercarmi online, manuale come progettare un circuito che fa la moltiplicazione, circuito per la divisione, insomma, non è molto friendly, insomma, anche se è meglio di altri. Quindi primitive o troppo basilari, cioè devo farmi la somma partendo dalle porte logiche, che è veramente una perdita di tempo assurda. Usare primitive astruse, per cui insomma starmi là a leggere un po' la documentazione e capire, nel caso dei clib, come vogliono i dati in sostanza. Comunque è fattibile, gente che lo fa per ricerca su vari tipi di algoritmi, si può fare, solo che appunto è un po' dispendioso, secondo me, come perdita di tempo. Come uso di tempo. Una seconda modalità che si è sviluppata è quella dei compilatori con DSL, cioè un linguaggio custom per questo tipo di ambiente, per cui qualcosa che io gli do il codice che sembra normale, quindi con tutti gli if, assegnazioni e quant'altro, e lui poi me lo traduce nel circuito giusto, nelle chiamate giuste alla libreria. L'esempio più noto è Alchemy. E di suo la cosa bella è che ho codice molto idiomatico, cioè io metto il mio bel if e poi ci penso al compilatore a capire cosa è che devo fare per cambiare variabile, cosa è che devo prendere, ci penso a lui. All'adept optimization, che vuol dire lui può sapere il rumore di quanto cresce, sempre con la storia della library regression. Lui sa di quanto cambia il rumore, per cui può riordinare le operazioni in modo che sia più basso e quindi possa permettermi più operazioni, cioè aggiungere meno rumore in nell'algoritmo, avere un po' tecnico. Supportano in genere diversi back-end. Qua c'è MPC, ci vorrebbe un talk a parte, diciamo, solo per parlarne. Comunque, fatto sta che è una tecnologia che permette. Ha un po' le stesse caratteristiche, cioè di fare calcoli in modo privato, solo che anziché farlo su un singolo host, lo fa mediante una serie di host che comunicano tra di loro. Sono quel punto che supporta diversi backend, cioè anziché se voglio farlo magari che va in chiaro, così debuggo un attimo la cosa, posso farlo. Se dice compilalo con hclib, posso farlo. Il contro è che è più difficile da debuggare sicuramente. Cioè, siccome non controllo io cosa viene prodotto e il compilatore che decide cosa fare, se capita un bug voglio vederti, poi insomma stare là a leggermi tutto il compilatore, vedere dove che è sbagliato a tradurre la mia chiamata, se ho sbagliato forse io, se ho sbagliato io cosa mancano però i tool. Non è che faccio andare GDB come faccio normalmente per un binario e mi guardo la stack trace, mi guardo tutto. Sono sicuramente più limitato a livello di debug. La terza è l'ambito su cui sto lavorando in realtà da qualche anno, quando un po' mi sono interessato alla ACE, è quello delle librerie, ossia anziché chiamare direttamente il backend, anziché chiamare direttamente porte logiche e tutto, c'è una libreria che l'ha già implementato per me. Di questo il più famoso il più famoso direi che è Singulata, e io sto lavorando invece su Glovebox, che è una metafora sulla scatola con dentro i guanti. Quindi tornando a prima, il punto è se io devo fare ad esempio una somma di numeri, non c'è bisogno che vada a cercarmi come si fa l'addizione, c'è cioè la libreria che si è implementata sopra il circuito e gestisce tutto. Ovviamente addizione come per dire possono esserci gli if, possono esserci i loop, possono esserci gli array, che sono un po' complicatini, però
c'è tutto quello di cui ho bisogno comunque come linguaggio. La debuggabilità è buona, nel senso che alla fine è tutto codice C++ in questo caso, per cui posso, cioè vedo direttamente cosa viene chiamato, posso usare i tool classici, quindi un IDE, un debug fatto per C++ funziona comunque. Insomma, in generale ho i tool che mi servono. Non è la stessa cosa che chiamare direttamente le funzioni, però è sicuramente molto approcciabile, ecco, cioè una libreria classica. Anche qua posso usare diversi backend perché non chiamo direttamente le funzioni che mi interessano, per cui posso dire ho premodalità plain text, quindi lui fa finta di criptare, in realtà non lo fa e usa solo per le logiche normali. Questo mi serve se voglio verificare che il mio codice funzioni giusto, lo faccio in plain text, vedo se funziona, se sì, lo faccio in criptata che ci impiega più tempo. E quindi la libreria mi funziona introducendo delle astrazioni, che sicuramente è meglio che non lavorare appunto con le porte logiche a manina, solo che astrazioni non sempre idiomatiche. E ad esempio, vedo se ho qua del codice, giusto per tratta di mano. Ops. Ad esempio, noi siamo abituati in linguaggi classici a fare il mio bello if condizione, then fai qualcos'altro, else fai qualcos'altro. Semplicissimo, sono tre paroline e finita là. E con la libreria abbiamo detto che non posso avere gli if soliti, per cui devo implementarli un po' a mano, e questo vuol dire che non posso avere il mio bel if tutto normale, c'ho cioè l'if un mezzo complicato, quindi succede che devo stare là a fare le lambda in C++, devo stare attento a usare la mask, che è una roba che si usa per emulare l'if, insomma. E belle le astrazioni, però non sono anche queste comodissime da usare. Però sicuramente sono un aiuto utile. Adesso vedo se. Però per esempio io posso dirgli semplicemente. Dov'è il cursore? Posso dire semplicemente io voglio un intero di 8 bit, in tot test int uguale 9, e poi si occupa lui di dirmi ma dove metto i dati, come si fa la crittografia. Se voglio dirmi fargli la somma, gli dirò solo un intero più plus qualcosa, e si gestirà da solo tutta la complessità. Torniamo a prima, qua c'è tutta la documentazione, poi se. Diciamo, se avete intenzione di darci un occhio, che alla fine è del tutto approcciabile se uno anche non ha un background matematico, cioè è fatto apposta, l'ho sviluppata con l'idea che non si debba stare dietro a complessità matematiche particolari, comunque ci stanno, ma sono più da ricercatori, invece qualcosa che sia più utile per chi è uno sviluppatore che non ha esperienza in queste cose, magari non vuole neanche averne. Vuole semplicemente dire voglio svilupparmi una mia bella applicazione che tratta i dati, può leggersi questo e get up to speed, diciamo così, relativamente velocemente. A proposito di questa cosa, una piccola aggiunta che sono dimenticato. Su TFC, che mi segnalava prima Fernando, e al momento non è il caso di usarla in applicazioni nel mondo reale, se vi venisse voglia di, insomma, la uso in azienda, la uso per le mie cose, perché non usa generatori di numeri casuali sicuri dal punto di vista crittografico, cioè è abbastanza prevedibile, per cui non ha tutta la sicurezza che dice di avere perché usa numeri che non sono del tutto casuali. Questo
questo non sarà sistemato abbastanza facilmente, però sappiatelo nel caso aveste il pallino di sviluppare qualcosa. Comunque c'è la issue su GitHub, per cui vi leggete tutto, non è un problema. E sono un po' fuori tempo, però insomma sono le 11, per cui non ci sono talk dopo. Faccio giusto un'ultima panoramica di invece quali sono i problemi di sicurezza, diciamo così, sull'FHQ. Questi specie non sono generali, tra l'altro, non sono neanche specifici di singola libreria. Sono insiti in come funziona. Si fonda tutto sul fatto che i dati che usa sono malleabili, cioè il server può sempre decidere di cambiare un bit perché è qualcosa che può fare. Cioè se io faccio un end, bit con, di, faccio un end di un bit con not di se stesso, ottengo un bit 0, per cui io posso sempre usare bit 0 o 1. Non posso mai sapere il loro contenuto, però posso sempre sostituirli con una costante. E esiste una classe di vulnerabilità che sono le safe errors, vale a dire, io ho un bit che voglio conoscere, non so che valore abbia, però dico, lo sostituisco sempre con 0. E vediamo cosa succede. Se ho indovinato, allora i calcoli sono identici perché quel bit valeva effettivamente 0 e non succede nulla. Se invece non valeva 0, valeva 1, succede che tutti i calcoli da là in poi saranno sbagliati. Il client se ne accorge e dice, questa cosa non va mica bene, rifammi il calcolo. E quindi il client si accorge e da questo io posso dedurre che quel bit era 1. Se faccio un singolo bit, faccio su una sequenza, posso ottenere il valore di un dato semplicemente in base a come reagisce il client. E sono i reaction attack. Direi complicato e non c'è il tempo di darci un occhio. Un'altra invece, seconda e ultima classe, quindi ultima slide, mettiamo così, è quello di usare, su alcuni casi particolari, cioè, succede che, poniamo che sia un ente di statistica, vuole sapere quanti sono le persone sovrappeso nella città di Milano. Lui fa fare questo calcolo a un ente esterno e poi però pubblica questa percentuale. E cosa è stato scoperto, se così possiamo dire? È stato scoperto che il server può dire, ma io non so appunto quale sarà l'output, però posso dire, faccio l'output se... Poniamo che mi interessi sapere se il signor Josué ha il diabete. Posso dire, se ha il diabete, allora gli do in output una percentuale pari. Se non ce l'ha, è dispari. Io posso farlo comodamente perché appunto posso manipolare tutti i bit che mi pare, non posso leggerli, però posso manipolarli come mi pare. L'ente di statistica non se ne accorge, per cui lui non sa se sono 10%, 11% o cosa, per cui non se ne accorge. Poi in questo modo, in quanto lui mi pubblica i risultati, vedo che quant'è? Ah, è 21%, è dispari, per cui il diabete ce l'ha. Ho usato il fatto che abbia pubblicato quei dati come, si chiama un oracle cioè un genere di crittografia, per scoprire qualcosa sui dati che interessano criptati. E direi basta, qua diciamo una panoramica molto vasta, un po' superficiale di questo mondo. Finita così, se avete domande, dubbi e cose, sono qua.